Finisce con una sonora bocciatura per l'Aversa, quella che in settimana era stata definita come la partita della possibile svolta in chiave playoff, e invece viene meritatamente sconfitta la formazione granata 2-0 da un Coriaceo Melfi al termine di una partita che farà molto riflettere la dirigenza versana. La cronaca parla nel primo tempo di un inutile predominio territoriale della Normanna, con il Melfi pericolosissimo in due occasioni, al settimo con Chiaria che solo davanti a Pettinari mette a lato, e 30 minuti dopo con Guazzo, su cui si immola col corpo salvando il sicuro gol capitan Di Girolamo. Non meraviglia dunque la rete del vantaggio realizzata allo scadere da Chiaria, che beffa di testa un incerto Pettinari. In precedenza Greco si era fatto vivo dalle parti di Careri, impegnando il portiere lucano in due tempi. Nella ripresa la formazione normanda scende in campo più convinta e lancia l'assedio al fortino lucano. Dopo un minuto infatti un tiro di Greco termina di un soffio al lato. Dopo 6 minuti Guazzo ci riprova dalla distanza senza centrare il bersaglio. All'ottavo Zolfo, subentrato da Rini nel primo tempo, tira dalla distanza ma il suo calcio termina al lato. L'Aversa continua a proiettarsi nell'area lucana e gli avversari difendono strenuamente ogni pallone. Al 27esimo Mariniello ci prova con un tiro alto sulla traversa. 2 minuti dopo Bertoncini trova al centro dell'area granata De Cesare che solo davanti alla porta fa prendere una strana traiettoria alla sfera. Forse tradito anche dal terreno, che invece di finire in porta cambia tragitto. 2 minuti dopo il portiere lucano Careri è bravo su un angolo di Greco e devia la sfera. Al 48esimo in pieno recupero Arcamoni chiude definitivamente la gara con un diagonale che fa 2-0 e manda in visibilio i propri sostenitori. Dunque Aversa da rivedere alla vigilia di 3 partite decisive, mister Sergio dovrà sicuramente cambiare qualcosa. Puntare al traguardo che va ben oltre la salvezza è possibile. Ora però serve una svolta.